Buongiorno e pace a voi, benvenuti anche oggi a Voglia di Sapere. Proseguiamo con l'analisi della preghiera del Padre Nostro, così come riportato in Matteo al capitolo 6. Oggi analizzeremo il versetto 11 che recita in questo modo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La vera preghiera, terza parte. Citando questo versetto, a molti viene da pensare che è il riferimento relativo al cibo che si assume ogni giorno, non solo al pane, ma a tutto ciò che necessita per la colazione, il pranzo, la cena e anche per qualche spuntino. Come sappiamo, ci sono poi dei casi dove l'abbondanza di cibo è tanta che tutto ciò che avanza va anche buttato, avanzi con i quali si potrebbero sfamare intere famiglie. Ma era proprio a questo cibo che si riferiva il Signore quando citò questa frase all'interno del Padre Nostro? È più ragionevole pensare che Gesù volesse farci capire che il Padre è colui che ci provvede tutto ciò che ci necessita ogni giorno e che noi dobbiamo esternare la nostra fiducia in Lui chiedendo che la Sua provvidenza supplisca ai nostri bisogni materiali. Se però ci soffermiamo solo su questo aspetto del pane quotidiano, minimizzeremo l'insegnamento più profondo che Gesù ha voluto impartire. Egli si riferiva sì a ciò che ciba il corpo, ma si riferiva anche e specialmente a ciò che ciba l'anima e lo spirito umano. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16 e al versetto 5 in poi, viene raccontato un episodio dove, a un certo punto, al versetto 11, Gesù dice ai discepoli: «Come mai non capite che non mi riferivo al pane quando vi dissi di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei?» Anche se l'episodio non ha nulla a che vedere con il Padre Nostro, lascia comunque intendere che Gesù usa il pane come un esempio per insegnare qualcos'altro di più importante. E questo insegnamento lo ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, al versetto 35, dove Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete». È questo che Gesù intendeva dire con la frase «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Gesù, come racconta Giovanni al capitolo 1 nel Vangelo omonimo, è la parola fatta carne, cioè Egli è la parola di Dio incarnata in Gesù. Di conseguenza, la frase in esame «Dacci oggi il nostro pane quotidiano» vuol dire «Dacci la tua parola ogni giorno», perché in essa è racchiuso il cibo per le nostre anime, un pane che ciba ciò che in noi è eterno, mentre il pane per il corpo ciba ciò che è destinato a perire. Tutti noi ricordiamo ciò che Gesù rispose a Satana durante la tentazione nel deserto: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Lo troviamo in Matteo al capitolo 4, dal versetto 4. L'uomo, perciò, vive per mezzo della sua parola, e la sua parola è Gesù, il vero pane della vita. Dobbiamo quindi chiedere al Padre nostro celeste di cibarci ogni giorno con la sua parola, e questo può avvenire solo attraverso la lettura o l'ascolto della Bibbia, perché è attraverso di essa, in quanto parola di Dio, che alimentiamo la nostra fede. Infatti l'Apostolo Paolo ci dice nella lettera ai Romani al capitolo 10, al versetto 17, «Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo». Voglio sperare che tu che mi ascolti non stia commettendo l'errore di quei 5.000 che assistettero alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, i quali, dopo che se ne furono saziati, cercavano Gesù per farlo re e, come raccontato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 15, Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Questi 5.000 pensavano che facendolo loro re non avrebbero più avuto problemi di cibo per tutta la loro vita, quella terrena. Ma come abbiamo appena letto, Gesù si allontanò da loro. Se vuoi che Gesù non si allontani anche da te, non eleggerlo tuo re solo per il benessere di questa vita, altrimenti incorri nel rimprovero della parola di Dio che, attraverso Paolo, ci dice: «Se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini», così come riportato nella prima lettera ai Corinti al capitolo 15, al versetto 19.
Innalzalo quindi, come re in eterno, quali egli è, e fallo re in eterno della tua anima, cibandoti e dissetandoti della sua parola ogni giorno per alimentare la tua fede. Se chiedi al Padre di questo pane quotidiano, tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Come Gesù stesso ci rassicura in Matteo 6, al versetto 8, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima ancora che voi gliele chiediate. Che Dio ti benedica.